Lambiase, CEO di AR Top, presentato l'osservatorio su Lime Italia. Un po' di evidenze di questo osservatorio, quali sono quelle principali? In tema di crescita, prima di tutto, le IPO sono raddoppiate quest'anno rispetto allo scorso anno per lo stesso periodo gennaio-giugno. La capitalizzazione è pari a 7,7 miliardi di euro con 108 società ad oggi. Abbiamo anche qui un segno positivo, più 36%. La raccolta del mercato è di 3,5 miliardi di euro, comprensivi poi di una quota aggiuntiva di 558 milioni, quindi arriviamo a un totale di raccolta di 4 miliardi da quando è nato il mercato, quindi un dato molto significativo. La raccolta media per singole aziende in IPO invece è 10,6 milioni di euro, con un più 37% rispetto allo scorso anno. Ecco, anche i fondamentali delle società sono in significativa crescita, perché vediamo ricavi più 11%, EBITDA più 28% e il numero di dipendenti più 12%. Dunque è un mercato che sta iniziando a dare dei segnali di maturità, sta crescendo, sta diciamo rappresentando la piccola e media impresa italiana, perché non dimentichiamo che sul mercato AIM il 75% delle società ha un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro. Ecco, anche quindi un incentivo per chi volesse questi numeri, per chi volesse quotarsi in futuro. Certo, infatti il governo ha stanziato una norma che prevede un credito d'imposta per il 50% dei costi di quotazione fino a 500.000 euro per la piccola e media impresa, dunque per questo tipo di dimensione aziendale. E quindi il mercato AIM riteniamo che sia uno dei mercati che usufruirà maggiormente di questo credito d'imposta, anche se non è escluso il mercato regolamentato, ma essendo un mercato non regolamentato ed essendo caratterizzato da queste aziende di piccola dimensione, riteniamo che il taglio massimo del credito d'imposta vada proprio a queste aziende. Quindi oggi quotarsi su AIM per le PMI significa risparmiare il 50% dei costi di IPO.